La storia che vi sto per raccontare sembra una favola, con un principe che va in giro per il mondo a fare imprese e riuscendo anche a diventare quasi il re. Ma lui, il re, non lo voleva fare, davvero. A lui bastava essere quello che era, un uomo con una grande famiglia, uno che si divertiva, chiamava le sue donne ed i suoi figli, uno che aveva valori. Valori che poi sono stati traditi da chi considerava un'altra famiglia. Questa è la storia di un uomo che ha deciso di parlare perché di fronte a certe cose un uomo non può proprio stare zitto. Questa è la storia del boss dei due mondi. Questa è la storia di Tommaso Buscetta. Tommaso Buscetta nasce a Palermo il 13 luglio 1928 in una famiglia molto povera e molto numerosa. Ultimo di 17 figli, nel 1944 sposa Melchiorra Cavallaro, dalla quale ha 4 figli: Felicia, Benedetto, Domenico e Antonio. Benedetto e Antonio saranno vittime della Lupara Bianca nella seconda guerra di mafia, ma ne parleremo fra un po'. Nel 1966 sposa in Messico Vera Girotti, dalla quale ha la figlia Alessandra. 2 anni dopo si trasferisce in Brasile, dove conosce Cristina De Almeida, che sposa nel 1978. Dal loro legame nascono altri 4 figli. Buscetta inizia dall'adolescenza una serie di attività illegali e comincia a essere chiamato Tommasino. Dopo le nozze con Melchiorra Cavallaro parte per Torino, dove lavora in una fabbrica di specchi. Rientra a Palermo dopo la nascita di Felicia e nel 1945 diventa affiliato a Cosa Nostra, nel mandamento di Porta Nuova. Si trasferisce in Argentina nel 1948, aprendo una fabbrica di specchi a Buenos Aires. Nel 1950 va a vivere in Brasile, ma rientra con la famiglia nel 52 a Palermo. Qui apre un nuovo laboratorio a Termini Imerese e si mette a disposizione del boss Gaetano Filippone insieme al fratello Fedele. Ritorna stavolta da solo nel 1955 a Buenos Aires, ma rientra poco dopo a Palermo, si associa ad alcuni mafiosi e diventa un killer e un gregario. I carabinieri lo arrestano a Taranto nel 1958, mentre con 2 camion sta trasportando un carico di sigarette. Torna in libertà dopo il carcere, ma viene nuovamente arrestato poco dopo. Uscito dal carcere, frequenta i rappresentanti della famiglia Greco, di Ciaculli, tra cui Michele Greco. E lì conosce i Corleonesi, Luciano Liggio e Totò Riina. Nel dicembre 1962 scoppia la prima guerra di mafia con l'omicidio di Calcedonio di Pisa. Buscetta si schiera prima dalla parte di Angelo e Salvatore La Barbera, poi da quella di Greco. Finisce comunque nel mirino e sopravvive a un agguato a Palermo. Nel 1963 La Barbera sopravvive a un tentativo di omicidio a Milano. Le forze dell'ordine lo arrestano mentre è ricoverato in ospedale. In seguito alla strage di Ciaculli, Tommaso Buscetta è ricercato e fugge in Svizzera, poi in Messico. Dopo un periodo in Canada, ottiene il visto per gli Stati Uniti, dove apre una pizzeria, seguita poi da altre pizzerie, l'imprenditore Buscetta. Nel 1968, nel corso del processo che si svolge a Catanzaro contro i protagonisti della prima guerra di mafia, Buscetta riceve una condanna in contumacia a 10 anni di carcere, ma anche l'assoluzione per insufficienza di prove per le imputazioni riguardanti la strage di Ciaculli. Soggiorna nel 1970 a Zurigo, Milano e Catania sotto falso nome. In questo stesso periodo lo arrestano a Brooklyn, ma esce sotto cauzione. Trova poi rifugio in Brasile, a Rio de Janeiro. Si sposta a San Paolo e inizia alcune attività illecite, riuscendo a eludere la legge con una falsa identità
e dopo un'operazione di chirurgia plastica per modificare il suo aspetto, passa da USA, Brasile e Messico. La polizia brasiliana lo arresta nel 1972, poiché lo ritiene a capo di una banda di trafficanti internazionali. Lo estradano in Italia e viene rinchiuso nel carcere del Luciardone, con la condanna a 10 anni di reclusione e poi ridotti a 8 in appello per traffico di stupefacenti. Avrebbe dovuto scontare solo 3 anni nell'agosto del 1974, invece riceve una condanna a 2 anni e 11 mesi per associazione a delinquere. Poco prima di Natale, nel 1976, arriva un'altra condanna a 2 anni per associazione a delinquere, sempre. Le autorità dispongono il trasferimento di Tommaso Buscetta nel carcere piemontese Le Nuove. Quindi nel 1980 riceve la semilibertà, inizia la latitanza e si nasconde nella villa dell'esattore Nino Salvo, sotto la protezione del boss Stefano Bontade e Salvatore Inserillo, che lo vogliono convincere a schierarsi dalla loro parte per uccidere il loro avversario Totò Riina. Nel gennaio del 1981 Buscetta preferisce invece fare ritorno in Brasile e si sottopose a un nuovo intervento di chirurgia plastica ed un intervento per modificare la voce. Nel frattempo in Sicilia scoppiò la seconda guerra di mafia e lo schieramento dei corleonesi guidato da Riina elimina Stefano Bontade e Salvatore Inserillo. Così i cugini esattori Nino e Ignazio Salvo cercano di convincerlo a rientrare e guidare la riscossa contro i corleonesi. I corleonesi intendono eliminare Buscetta, poiché è legato ai palermitani Badalamenti, Bontade e Inserillo. Ma non ci riescono, perché è in Brasile. Attuano dunque una serie di vendette trasversali contro i suoi parenti. In tutto ne moriranno 11. Nello stesso periodo i poliziotti trovano l'appartamento a Rio de Janeiro dove si nasconde il boss Antonio Bardellino e riconoscono Buscetta, che vive nell'appartamento di sotto. 40 poliziotti, il 23 ottobre del 1983, circondano la sua abitazione a San Paolo e lo arrestano insieme alla moglie. In contemporanea vengono arrestati anche gli uomini di Buscetta in Brasile. Nel 1984 i giudici Giovanni Falcone e Vincenzo Geraci si recano da lui in Brasile, a Brasilia, e lo invitano a collaborare con la giustizia. Quando viene concessa l'estradizione, Tommaso Buscetta tenta il suicidio, senza riuscirci. Arriva dunque in Italia e dopo aver manifestato l'intenzione di collaborare con la giustizia, spiega organigrammi, mappe delle famiglie, regolamenti, nomi, movimenti, alleanze e progetti della mafia. Si considera uno dei primi collaboratori della storia, sebbene non abbia mai accettato di essere definito un pentito. Scatta, grazie alle sue dichiarazioni, la maxi retata Operazione San Michele, con 366 mandati di cattura in diverse città d'Italia. In assenza di una legge dedicata a benefici specifici per i collaboratori, Falcone si impegna a trovare un accordo con le autorità statunitensi, quindi Tommaso Buscetta viene trasferito negli Stati Uniti nel 1985. Riceve protezione e una nuova identità, la cittadinanza statunitense e la libertà vigilata in cambio di nuove rivelazioni. Testimonia nel 1986 nel maxi processo di Palermo e nel processo Pizza Connection a New York, che vede imputato tra gli altri Gaetano Badalamenti. Alla fine degli anni 80 Buscetta rifiuta di testimoniare in alcuni processi. Arriviamo così al 1992 e agli attentati che costarono la vita a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Interrogato a Washington dagli inquirenti palermitani, Buscetta rompe il silenzio e riferisce alla procura di Palermo di legami con la politica. Rende dichiarazioni anche alla commissione parlamentare antimafia presieduta da Luciano Violante. Tommaso Buscetta muore il 2 aprile del 2000 all'età di 71 anni a North Miami in Florida, negli Stati Uniti, dopo essersi ammalato di cancro. Muore lì, dove ha vissuto la maggior parte della sua vita, con la terza moglie e la famiglia. Le spoglie sono sepolte sotto falso nome a North Miami.
Questa è la storia di Tommaso Buscetta, che entrò nel mondo del crimine organizzato come piccolo delinquente, ma presto divenne una figura di spicco della mafia siciliana. Ma soprattutto fu il più importante collaboratore di giustizia della storia della mafia. Lui era il boss dei due mondi, lui era Tommaso Buscetta.